No, ma questi limiti sono noti, è chiaro che serve uno sforzo in più, perché comunque se dobbiamo alzare il livello dobbiamo avere, diciamo, tutte le voci che concorrono al funzionamento di un ecosistema competitivo rapidamente. Cioè, anche gli sforzi che stiamo mettendo in campo, insomma. Sì, le risorse sì, ma anche... No, gli sforzi. Sì, è il discorso che faceva Domenico prima, no? E molti medici domani saranno dei data scientist. Che fa lui? Non investe in intelligenza artificiale, database? Quello che succederà agli avvocati. È evidente che c'è un tema esatto. Che non solo è incombente, imminente, ma che è già iniziato. No? Quindi, se la missione dei soggetti istituzionali come quelli che Domenico rappresenta è consolidare la, chiamiamola, base produttiva del proprio ente, tu oggi questo non lo puoi fare più con gli strumenti del passato, perché cosa ne sai di che cosa sarà quella professione, quel comparto, quella industry tra 5, 10, 20 anni? Dobbiamo iniziare adesso a fare questo tipo di investimenti, questo è lo sforzo, perché poi sai, quando ci mettiamo a discutere di siamo indietro, siamo avanti, ci vogliono più soldi, meno soldi, più talenti, meno talenti, perdiamo di vista quello che poi è l'obiettivo vero. Non parliamo di venture capital per il piacere di parlare di venture capital, il venture capital è una cassetta degli attrezzi. Dobbiamo avere molto chiaro a che cosa serve, che cosa ci possiamo costruire, altrimenti ci innamoriamo della pinza, della tenaglia, del cacciavite, ma poca sostanza. Gianmarco. Grazie, benvenuto. Ringrazio. Dire, ma sostanzialmente io riporto magari qualche cosa che si è detto nel panel precedente, perché ovviamente adesso ci siamo focalizzati in venture capital, ma il precedente era in generale sullo startup act, sull'ecosistema. Allora, io vorrei intanto dare a tutti che bisogna tenere presente e tenere alta l'attenzione verso i policy maker, che la qualità del deal flow che arriva agli operatori del venture investing dipende dalla cornice legislativa che determina la qualità e l'attrattività dell'ecosistema su cui si opera, innanzitutto. Quindi per far sì che arrivino buone opportunità ci deve essere un environment favorevole, e quindi nessuno si è ancora posto oggi il problema dell'attrattività, no? L'Italia è un posto che non attira nessuno da fuori, e dove i venture investor italiani intercettano forse una parte di quelli che partono da qui, ma i migliori se ne vanno all'estero direttamente, neanche ci trovano a operare qua, no? Che non è un solo problema, diciamo, di dimensione del capitale di rischio, è anche di qualità degli operatori. Ma qui abbiamo tutti operatori tendenzialmente nuovi, no? Allora un invito a tutti noi operatori è quello di non lavorare in modo un po' seduto come hanno lavorato con i preesistenti, che no, si sono, diciamo, veramente messi a fare una vita abbastanza comoda, con mesi e mesi e mesi per le due diligence, quando nel resto del mondo si compete per trovare. Quindi il salto di qualità deve essere anche nella qualità del lavoro degli operatori del venture investing. E dopodiché, appunto, adesso si è incassata la parte del fondo di fondi, mi raccomando però di vedere alta la guardia verso i policy maker, che non è che si è vinta adesso la battaglia, ma bisogna... Battaglia quasi. Adesso perversa. Ma bisogna lavorare perché gli ecosistemi territoriali attraggano e producano progetti di impresa di qualità ad alto impatto. E questo è ancora veramente tutto da fare. Io dopo gli ultimi anni, dal 2012 ad oggi, abbiamo perso un'occasione perché lo Startup Act era assolutamente disordinato. Ricordiamoci che il venture business è uno schema che ormai è ultra codificato e notissimo, quindi si sa in che modo si deve
girare questo orologio, ed è un orologio in cui gli ingranaggi se non sono tutti al proprio posto, non si chiama mai o perché perde, se non così tanto casualmente, incidentalmente, si può uscire fuori il ritorno, ma perché è una casualità che si incontra l'imprenditore con l'investitore. Noi dobbiamo organizzare un nuovo schema, copiando e mutuando qui, perché il tutto possa funzionare, non ci dobbiamo inventare niente. Bene, bene, grazie, grazie. È stato bello. Scusate, io sono andato pure alla signora del lato. Come ho fatto? Come ho fatto? Ecco, a un certo punto mi sono fermato. Ho messo una telecamera circolare.